Due calciatori, due grandi uomini di sport, sono gli scomparsi Fulvio Nessi ed Egisto Pandolfini, campioni azzurri che il comune di Lastra Assegna ha voluto omaggiare con l'intitolazione dello stadio comunale. Entrambi hanno militato in Serie A ed entrambi hanno vestito la maglia della nazionale. Nessi e Pandolfini hanno giocato nell'Inter e nella SPAL. Pandolfini ha poi ancorato la sua carriera colore viola, 150 presenze con la Fiorentina da giocatore e poi ancora è stato allenatore e responsabile tecnico del settore giovanile dei Gigliati. Una vita per il calcio. Questa struttura ha all'interno anche una pista d'atletica e quindi è una scultura che dà risposte multidisciplinari, quindi in nome di queste due persone che hanno segnato la storia sono veramente contenta di dedicare a Fulvio Nessi e ad Egisto Pandolfini il nostro stadio. Tante le istituzioni presenti alla Strassegna per l'intitolazione dello stadio, ai due azzurri, il CONI regionale, le Glorie Viola, il Museo Fiorentina e il direttore del centro tecnico di Coverciano, Maurizio Francini, l'US, il comune di Signa e quello di Scandicci, oltre al gonfalone della città metropolitana di Firenze. Poi c'erano le famiglie, una cerimonia partecipata e sentita con l'obiettivo di tenere ancora viva la memoria di due campioni dentro e fuori dal campo. La storia è importante perché viene creata da campioni che prima di essere campioni sono ragazzi, poi diventano uomini, poi hanno un percorso che può essere più importante o meno importante, ma riescano soprattutto a trasmettere questo loro percorso alle generazioni più giovani. Quindi siamo ben lieti di essere qui oggi per festeggiare questi due ragazzi, questi due grandi campioni del passato che in questo momento diventano un po' immortali, tra virgolette, lasciando la loro testimonianza qui alla Strassegna dove hanno cominciato il loro percorso sportivo. La proposta di intitolare lo stadio a Nessi e Pandolfini nasce da un'iniziativa congiunta della sezione Le Segne dei Veterani dello Sport, insieme al comune stesso, per ricordare gli atleti, le loro carriere e il simbolo che rappresentano ancora oggi per la città. Due ragazzi della stessa età di un paese di 10.000 anime che sarà stato la Strassegna all'epoca sono riusciti ad arrivare a raggiungere l'obiettivo di giocare insieme nella squadra nazionale dell'Italia e questa è una grande soddisfazione per noi, è un evento unico ed è bene oggi l'averli ricordati e più che altro trasmettere anche alle generazioni future quelle che sono state queste due figure proprio per i ragazzi che devono imparare a vedere e leggere il curriculum sportivo di queste due figure perché rimanga sempre in mente la figura di questi due nostri concittadini.